Direi che la mia esigenza all'inizio era proprio imparare, cioè il più possibile a livello proprio tecnico, nel senso che arrivando da una totale inconsapevolezza dello strumento, di come poter fare certe cose senza sforzarmi, perché mi sforzavo tantissimo, e quindi all'inizio secondo me era un'esigenza, diciamo, tanto tecnica, tanto proprio di tecnica vocale. Ok. Poi, boh, in realtà, diciamo, da lì secondo me ci si è un po' spostati su un altro piano. Era più un riscoprire quello che c'era già, togliendo tutta una serie di strati che si erano creati negli anni e che ormai erano diventati un po' degli automatismi, e quindi cercare di togliere anziché aggiungere. Ok, E questo nel se canto come in tutto. E quello che volevo chiederti è, cioè, vocalizzo dopo vocalizzo, che cosa hai sentito? Cioè, tu hai detto, siamo passati ad un altro livello. Che cosa è accaduto vocalizzo dopo vocalizzo? Cioè, visto che il vocalizzo non era più Allora, l'obiettivo, non era più il fine, sì, ma era il certo. mezzo per qualcos'altro. Cosa è successo ad Aria? Aria artista, aria cantante, aria. Puoi anche raccontare cosa stai facendo adesso, Allora, puoi anche. sì, certo. Allora, secondo me è più, cioè è diventata, non so come dire, ho cominciato ad acquisire più consapevolezza, cioè, di quello che c'era dentro. Come dici tu, cioè, il vocalizzo era un mezzo per raggiungere un certo anche stato mentale, non so come dire, no? Come se fosse tipo una preparazione fisica per raggiungere quel determinato stato mentale. E quindi non lo so, io ora, cioè, il vocalizzo lo vivo tanto come bilanciamento, no? Un po' un esercizio che io faccio per bilanciarmi e in qualche modo per riconnettermi con quello che c'è dentro. Non è più, cioè, appunto, non è tanto il vocalizzo fine a se stesso, quindi per trovare un certo suono, per scaldare la voce banalmente, ma è, non lo so, è quel momento in cui in qualche modo prendo consapevolezza di quello che sto facendo e mi riconnetto con quello che c'è dentro di me, di base. Bellissimo.